Allora faccio una premessa. Io purtroppo non ho il dono, siccome quando alleno sono sempre abbastanza preso, ho anche la faccia anche un po' arrabbiata, e per definizione non mi va bene niente. Di conseguenza sto sulle palme più che essere simpatico. Quindi vi prego di perdonare, magari avere la pazienza di andare avanti 5 minuti e poi magari alla fine dite, beh, insomma, tutto sommato, qualcosa da dire ce l'aveva, speriamo. La comunicazione è, se mi passate un piccolo diciamo, diversivo, parlo per me che parlo con i miei giocatori, o per me o per uno che diciamo, dirige o coordina un gruppo di lavoratori, o per un professore che ha degli studenti. Secondo me comunicare è una metafora di quando una persona di lingua madre, no, incontra una persona che si sforza di parlare una lingua straniera. Allora io quando ho avuto la fortuna di girare il mondo e insomma, parlo abbastanza bene inglese, quando tu parli inglese con un inglese, tu cominci a usare la sua lingua e l'inglese di solito ti comincia a guardare, mi sembra di essere un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, perché ti guarda l'inglese con molta cortesia e ti dice, ah, you speak English, would you like a cup of tea? E ti parla con molta condiscendenza, che non è una bella sensazione dalla parte opposta. Se invece vai in America, dove ho vissuto per 6 anni, e ti metti a parlare inglese con loro, con diciamo i loro adattamenti alla lingua americana, un americano quando tu parli la sua lingua pensa che tu la parli esattamente come lui e parte sparando, e quindi dopo 3 minuti tu non riesci più a starti dietro, no? Allora gli devi dire per favore rallenta, mi puoi ripetere quello che hai detto, che anche qui ti girano un pochino le balle, perché poi se ci sono in Texas si riesce a capire qualcosa. Ecco, poi in Texas è